Bentrovati, appuntamento con l'informazione di Teleblea sul canale 13 e sul canale 110. Oggi è il 24 di giugno, quindi è la festa di San Giovanni. Voi sapete che Ragusa, non tiriamo fuori questa questione perché già ho incontrato qualche giorno fa l'amico Andrea Ottaviano, che mi ha detto che ha pronto un libro in cui si dimostra in modo imperscrutabile che il patrono di Ragusa è solo San Giorgio. Però le carte sono quelle che sono, quindi diciamo che il patrono di Ragusa, San Giovanni, noi però lo festeggiamo per motivi, direi, ambientali alla fine dell'estate, il 29 di agosto. È una storia che tutti conoscono, perché Ragusa, come è successo anche per altre città, siccome arriva il 24 di giugno in un momento molto importante per l'agricoltura, Ragusa era una città agricola, non si poteva lasciare, che so, la mietitura, non so cosa ci potesse essere il 24 di giugno, e quindi hanno deciso di rimandare tutto a fine dell'estate, quando il periodo era più tranquillo. E questa è la storia. Però oggi, mentre noi parliamo, nella cattedrale di San Giovanni alle 21 si sta svolgendo la cerimonia per la festa del patrono, e quindi per, voi sapete che tra l'altro la cattedrale è dedicata a San Giovanni, quindi per la festa del patrono. Però ci sono tante altre città in provincia che sono dedicate a San Giovanni, tra le quali per esempio c'è la città di Vittoria, e con tutte le difficoltà che ci sono state in questo periodo con il coronavirus, con il problema delle processioni, dell'assembramento, però devo dire che si è cercato di fare qualcosa di comunque di folcloristica, qualcosa che attrae in qualche modo anche la gente, la invita a riportare, a ritornare a effettuare quelle che sono le cose più tradizionali, ma anche le cose più vicine al cuore della gente, la processione della festa di San Giovanni a Vittoria, come la processione della festa di San Giovanni a Ragusa, con migliaia e migliaia di persone. Certo, dobbiamo abituarci, dobbiamo continuare ad utilizzare le mascherine. Avete visto come gli amici e le amiche di Vittoria sono ligie alle regole, quindi mascherina, però si possono anche seguire queste tradizioni con una certa sicurezza. D'altra parte, se ce ne andiamo a mare, non ci preoccupiamo, almeno uno fa la festa, distanza di sicurezza, mascherina, e può partecipare a questi momenti così particolari, così sentiti per la popolazione religiosa. Come dicevamo, noi stiamo seguendo quello che sta accadendo in cattedrale a Ragusa, e domani manderemo in onda un ampio resoconto della manifestazione della cattedrale con il vescovo ed altro. Altre città sono dedicate a San Giovanni, per esempio Monterosso Albo, per esempio Pozzallo, anche a Pozzallo c'è la festa di San Giovanni, quindi voglio dire, anche nelle vicinanze molte città sono dedicate a Giovanni, che è un santo molto molto amato ed apprezzato. Auguri a tutti quelli che si chiamano Giovanni. Andiamo avanti e facciamo gli auguri a questa nostra strada, questa 514, che a piccoli passi riesce a conquistare delle posizioni che sono importanti. Siamo preoccupati un po' per le altre situazioni. Io sono passato in questi giorni sulla Siracusa Gela, sembra che i lavori vadano avanti, ma lì davvero a piccoli passi. È un peccato, si dovrebbe trovare un sistema per accelerare, perché non si può pensare che per fare 18 km ci vogliono 5 anni, e allora per fare 70 km quanto ci vorrà? Ma per avere più notizie di questa giornata importante per l'autostrada, ci siamo collegati con uno dei protagonisti della, come posso dire, della sfida autostradale. Vediamo. Questa è Teleblea. Un
Un altro passo in avanti per questa autostrada Ragusa-Catania, la 514 o la 194, quello che volete voi. E con noi, vedete, al telefono è collegato Roberto Sica, che da tempo immemorabile fa parte del famoso comitato dell'autostrada. Roberto, quando sono? 15 anni? 20 anni? Dal 17 novembre del 2003. Ah, 2003, allora sono soltanto 17 anni. Ancora. Non è neanche maggiorenne. Allora, no, lo dobbiamo fare. Si dovete fare 18 anni. Questo nuovo traguardo, che poi sarebbe il traguardo che la Corte dei Conti ha approvato la cessione. Allora, a questo punto voi del Comitato che ne pensate? Beh, io non, la notizia è stata data da praticamente poche ore fa e non ho avuto modo di confrontarmi con i miei colleghi, ma anche leggendo la delibera del CIPE, che ha 110 prescrizioni e una decina di raccomandazioni, diciamo che siamo a buon punto, ma la strada è ancora, diciamo, piuttosto lunga. E comunque devo dire che il termine minimo dei 3 mesi per il controllo da parte della Corte dei Conti è stato veramente un tempo minimo usato dall'istituzione della Corte dei Conti, per cui si capisce bene che c'è dietro una volontà di sbrigarsi. In questo senso tutte le componenti governative credo che abbiano giocato un ruolo positivo, quindi l'attenzione chiaramente c'è, però bisogna dire che dal punto di vista tecnico, così come abbiamo più o meno cercato di analizzare il nostro ultimo comunicato, pur passando questo importante momento, ancora abbiamo il progetto esecutivo, abbiamo le gare che l'ANAS deve espletare, la scelta se fare in un'unica soluzione o in 8 lotti funzionali, le gare d'appalto, eventuali ricorsi, insomma tutta una serie di orpelli di carattere tecnico-burocratico, le ottemperanze, che anche con il commissario, che sicuramente sarà nominato nella persona del nostro Presidente della Regione, non avrà molti poteri. Ecco, bisognerebbe, come si dice, secondo noi, trovare una norma ad hoc, non credo solo per la Ragusa-Catania, ma sicuramente per tutte quelle infrastrutture strategiche che sono chiave per lo sviluppo del nostro paese, e secondo me la Ragusa-Catania da questo punto di vista è in pole position. Se no, a legislazione vigente arriviamo almeno a 8 anni, da 8 anni all'infinito per avere l'infrastruttura. Aspetta, Roberto, quindi intanto come si dice, acclariamo che c'è questo passo della Corte dei Conti e quindi questo passo è fatto. Poi naturalmente ci vorranno i tempi, perché abbiamo visto la Siracusa-Gela. Però tu hai detto una cosa che mi sembra interessante. E io l'avevo discusso anche col sindaco di Licodia e lui si era un po' preoccupato. 8 lotti, perché tu dici questo? Perché sarebbe, quale sarebbe la possibilità di spezzettarla e fare tutto in un colpo? Sì, dalle notizie che abbiamo è che, diciamo, è maggioritaria come volontà praticamente dell'ANAS, sicuramente dell'ANAS, che oggi è a tutti che ha i pieni poteri. Come società appaltante della Ragusa-Catania, vuole fare 8 lotti funzionali, che era stata già anticipata quando c'è stato il tavolo con Cancelliere a ottobre a Ragusa. Gli 8 lotti funzionali vanno benissimo, naturalmente, se avessero un inizio coerente e una fine, ma abbiamo visto in altre infrastrutture, non voglio manco pronunziarle, ma altre infrastrutture vicine a noi, che i lotti funzionali poi alla fine si fa un pezzettino e per vari motivi gli altri pezzettini non vengono, in un certo senso, non hanno la stessa fortuna di quello che si fa, per cui quindi si rischia ci sarebbe il rischio uno spezzatino. Che si fa la Francofonte Carlentini oppure il pezzetto che va fino a Vizzini e poi le altre parti non si fanno. Questo sì, non si ha una visione d'insieme. Però sarebbe che magari in 2 anni si fa tutta, perché ogni 8-10 chilometri si devono fare in 2 anni. Poi si incontrano e si fa tutto.
è stato fatto per altre autostrade, assolutamente, per esempio sulla Roma-Napoli, ma anche sulla Reggio Calabria-Salerno, ma sarebbe la soluzione migliore per permetterci di vederla questa autostrada. Assolutamente, certo. Ripeto, ogni lotto funzionale significa una gara, significa eventuale ricorso, significa eventuale lungaggine. Io sono dell'idea, sinceramente, che invece un unico progetto, perché noi per 3, 4, 5 anni avremo comunque un sacrificio enorme. Un bacino d'utenza di 1 milione di persone che abbiano le difficoltà di 70 chilometri in maniera così disastrata un cantiere, sicuramente le cose le fa accelerare meglio. Però, per carità, appartiene all'istituzione, alla decisione. Va bene, vediamo. Voi vigilerete comunque, è giusto? Sì, noi abbiamo proprio in questi mesi, fino a ieri, avevamo un po' verificato dove eravamo arrivati, le notizie che ci arrivavano erano abbastanza positive. Infatti, ripeto, esiste da parte di questo governo una spinta non indifferente. C'è anche una competizione. C'è una competizione, penso. Va. Sì, sì, c'è anche una competizione. Beh, questo non è un segreto. Magari fra Cancelleri e la ministra. No, che dici? Sì, beh, è chiaro che ci sono sensibilità diverse, però poi alla fine, almeno finora, in qualche modo la sintesi si è trovata. Poi magari questa competizione, fra virgolette, sta portando risultati positivi, perché comunque... dovremmo andare avanti. Grazie. Però, Roberto Sica, prego. Se hai notizie ce lo fai sapere. Grazie. Come arrivederci. Sempre. Arrivederci. Questa è Teleiblea. Avete sentito Roberto Sica, che da tempo immemorabile si occupa di questa autostrada. D'altra parte lui fa anche il responsabile dei rappresentanti di commercio, quindi questa strada per lui è un po' come il luogo di lavoro, quindi è giusto che sia così interessato. Poi su questa storia io dico che se la fanno in più lotti, con tutti i rischi, non c'è dubbio, sarebbe sempre meglio, perché ognuno fa 8 chilometri, 7 chilometri in un anno, è capace che riusciamo a finirla in tempi più brevi e saremmo anche più disponibili ad accettare i disagi, piuttosto che per 5 anni, per un anno saremmo più contenti. Restiamo a parlare della 514, perché un altro che se ne è occupato sempre è Nello Di Pasquale, che ora ha mandato un comunicato dicendo avete visto, stiamo andando avanti, quindi le promesse che avevamo fatto le continuiamo a mantenere. A proposito di Nello Di Pasquale, fa riferimento anche ad un'altra infrastruttura che è un po' particolare. Si tratta di una ciclovia che praticamente parte dalla Calabria e arriva fino a Pozzallo. Questa storia delle ciclovie sta dando grandi risultati dal punto di vista anche della fruizione turistica, che alla gente piace molto riuscire a pedalare. Qui non si tratta di quel pezzettino di Marina di Ragusa, si tratta di una lunga percorrenza, perché si parte dalla Calabria, pare che si parte da Praia a Mare, qualcosa del genere, e si arriva fino a Pozzallo, quindi sono un bel po' di chilometri addirittura facendo il giro della Sicilia. Una bella cosa, e Nello Di Pasquale dice non perdete i finanziamenti. Un'altra cosa che è assolutamente seria da noi è la questione della discarica. Oggi c'è stato un'audizione, terza e quarta commissione all'Assemblea regionale, per affrontare il problema della vasca di Cava dei Modicani, l'impianto di trattamento meccanico biologico. Qual è la questione? Voi lo sapete che era stata autorizzata anni prima, poi dice che questa autorizzazione, siccome era fatta tempo addietro, non aveva più le caratteristiche giuste finora, e quindi siamo praticamente di fronte ad una vicenda pirandelliana. Un paradosso che pur avendo un impianto a disposizione dove conferire l'indifferenziato, non riusciamo ad utilizzarlo perché non siamo autorizzati dalla regione. Questa è una cosa molto particolare, non perché non utilizziamo la discarica
e non succede niente. Non utilizzando la discarica, purtroppo siamo costretti ad andare a consegnare quello che noi che esce fuori dopo l'indifferenziato in altri siti, e c'è un costo non indifferente. Un'altra cosa che arriva su questa storia delle discariche è che c'è un intervento da parte di, diciamo, anche di associazioni ambientaliste che sconsigliano l'uso dei termovalorizzatori. Io su questa vicenda dei termovalorizzatori devo dire non sono così convinto che si devono assolutamente cancellare i termovalorizzatori. Dico che utilizzati nel modo giusto potrebbero dare anche un ristoro economico, perché voi sapete che ogni cittadino di Ragusa, per dirne una, ma anche di altri comuni, spende intorno a 30, 40, se non anche 50 euro al mese per buttare la spazzatura. Quindi questa non è una bella cosa. E quindi io sarei dell'idea che un termovalorizzatore aiuterebbe. Detto questo, e ne possiamo parlare, detto questo andiamo a parlare della sanità, perché siamo sempre lì, stiamo aspettando i 70 milioni di vaccini che l'Italia ha già acquistato. Questo vuol dire fiducia, eh? Ci abbiamo già acquistato 70 milioni di dosi di vaccino, che però ancora non è pronto. Vabbè, dice uno, però sai, lo deve anticipare, perché sennò quelli senza soldi non lo fanno, e quindi non è una bella cosa. Quindi abbiamo acquistato questo, e intanto vediamo che in altre zone del mondo il virus cresce, e invece dalle nostre parti, grazie a Dio, sembra scomparsa una parola che non voglio assolutamente usare. Oggi non abbiamo il report della regione, perché il report ormai esce ogni 2-3 giorni, però sappiamo, partendo da quello di ieri che ci dava soltanto 2 contagiati in provincia di Ragusa in via di guarigione, quindi insomma, di guarimento, a questo punto noi siamo abbastanza tranquilli, ma come dico sempre dobbiamo continuare a mantenere le nostre, come si dice, i nostri mascherine, distanza, pulizia delle mani. Però abbiamo anche un caso di sanità di cui parlare. Vediamo di che si tratta. Questa è Teleiblea. Questa è Teleiblea. Edillegno, azienda ragusana di esperienza trentennale con personale altamente qualificato e macchinari all'avanguardia. Specializzata nella costruzione di case in legno, fisse e mobili, tetti, pergole, gazebo, scale e pavimenti. Edillegno Ragusa. Fai il pieno di offerte da CRAI, gruppo Radenza, sino al 20 maggio. Tomarchio, bibite gassate a 50 centesimi. Cornetto classico Algida, confezione da 12 a 3,99 euro. Dash, detersivo in polvere, 97 misurini a 10,99 euro. CRAI, gruppo Radenza. Sentirsi a casa. Fattoria delle Milizie, un luogo dove si rispettano le tradizioni più genuine per offrire prodotti di qualità e comfort. La Fattoria delle Milizie, che si trova a Scicli, a 500 metri dal convento della Madonna delle Milizie, grazie al suo allevamento di capre, è specializzata nella produzione di formaggi caprini, biologici al latte crudo. Alla fattoria puoi trovare i sapori tipici del territorio, come l'eccellente olio extravergine d'oliva estratto da piante autoctone. Acquista anche le salse, le conserve, la pasta di grano ibleo, ma anche un pregiato riso del Piemonte, tutto consegnato in poche ore a casa vostra. Alla Fattoria delle Milizie si può anche pernottare in accoglienti camere matrimoniali, triple o familiari. Tutte le informazioni a info@sisagro.it
oppure ai numeri 0932 1921 505 e 335 13 68 124 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. Come tutti sanno, la nostra emittente è collegata anche ad un giornale online, reteblea.it, che vedete alle mie spalle, un quotidiano che ormai, diciamo, quasi 20 anni, quindi non è di primo pelo, e pensate che addirittura può contare quasi su 10.000 followers, quindi è una forza di informazione molto, molto interessante. Da qualche tempo è entrata a far parte della famiglia di Rete Iblea l'amico e collega Stefano Ferrera, al quale abbiamo affidato Rete Iblea, quindi gli abbiamo dato questo compito, che è quello di curare il giornale. Allora Stefano, intanto abbiamo visto, ecco, ora ti vediamo nel tuo splendore, abbiamo visto che oggi, oltre alle notizie naturalmente del 514, di altre cose, c'è stato un piccolo dibattito, diciamo uno scontro fra una cittadina che comunque è un utente ospedaliero e l'ospedale, in questo caso nella persona del primario di un reparto. Sì. Cosa è successo? E noi l'abbiamo riportato su Rete Iblea. Sì. Dunque, nella giornata di ieri è giunta alla nostra redazione una segnalazione da parte di un utente, tale Maria Ottaviano, relativa a dei disservizi dell'ospedale riscontrati a partire da giovedì scorso nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, relativi più che altro a delle incongruenze relative, nella fattispecie, alle scarse condizioni dei servizi igienici, a informazioni incongruenti relative al numero di visitatori consentiti, anche all'orario della colazione. Il marito della signora è ricoverato da giovedì, è impossibilitato a muoversi, per cui necessita di costante supporto anche per le funzioni basilari. La signora ha lamentato alla nostra redazione questi disservizi. Nella giornata di oggi non è tardata ad arrivare la replica del primario di ortopedia Giorgio Sallemi, che ha portato alla luce gli sforzi che sono stati fatti durante questo periodo di così grande emergenza, motivo per cui risultano abbastanza fuori luogo, a suo dire, le lamentele della signora, oltre che, come sottolinea lo stesso primario, non veritiere, in quanto i servizi sarebbero perfettamente funzionanti e oltretutto queste accuse, tra virgolette, non farebbero altro che intaccare quanto di buono è stato fatto in questi mesi di così grande emergenza. Perché dobbiamo dire che l'ospedale di Ragusa si è comportato bene, perché non ha avuto problemi, sì. Noi abbiamo visto che non c'è stata nessuna lamentela, certo è stato ridotto il numero, certo, delle prestazioni, su questo non c'è dubbio, però l'ospedale si è comportato bene. Quindi alla fine, da questa vicenda, tu hai pubblicato anche, sì, la risposta del dottore Sallemi. Naturalmente abbiamo pubblicato la replica del dottore Sallemi, sentito questa mattina, che infatti, come detto prima, replica alla signora, sottolineando quanto sia importante per l'ospedale prendersi cura dei pazienti. L'ospedale non è un albergo, come sottolineato dallo stesso primario, per cui si cerca sempre di dare il meglio per quanto possibile ai pazienti della struttura, naturalmente nei limiti del possibile. Non vi è dubbio che in questo periodo di così grande emergenza, di così grande difficoltà, talvolta la perfezione e la meticolosità anche nelle piccole cose può venire meno. Ciò non di meno, viene registrata comunque una grande professionalità da parte dell'ospedale, come sottolineato dallo stesso Sallemi. Ma poi abbiamo visto che non ci sono arrivate tante lamentele, forse sì. Questa è una delle poche, a dire la verità. Senti, allora, qual è lo spirito di Rete Iblea? Cioè, ascoltiamo tutti, pubblichiamo tutto, come funziona? Diciamole, cioè, se uno vuole scriverci ci può scrivere. Naturalmente lo spirito di Rete Iblea è quello di dare comunque voce
a tutti, quindi noi in questa casa abbiamo dato voce al popolo, alla posizione di una cittadina che ha fatto presente una problematica, e naturalmente diamo anche di conseguenza voce alla replica, quindi il diritto di replica, diamo voce all'altra parte, per cui insomma ci occupiamo di portare alla luce quelle che sono le problematiche evidenziate dagli utenti, dai cittadini, e di conseguenza andiamo a registrare anche la controparte per verificare, ecco, quale sia effettivamente la situazione. Perfetto. Senti, poi naturalmente ci sono anche altre notizie che abbiamo pubblicato interessanti, ma c'è anche c'è anche un po' di politica, però poi noi la politica la facciamo molto nell'ambito di Teleiblea, affrontiamo certo. I problemi con le telefonate, le interviste. Per esempio vi dico che domani ci occuperemo della Banca Agricola Popolare. Invece la scorsa settimana avevamo lanciato questa idea di individuare non un personaggio, potrebbe essere anche un personaggio, individuare un caso della settimana. Poi sì. La settimana scorsa c'è stato un po' di maretta, abbiamo avuto tante cose da fare, però avevamo pensato già di individuare qual era il caso. Ecco, qual era la cosa interessante della settimana scorsa? È quasi quasi ecco il personaggio. Sì, ecco, allora esattamente appunto il caso della settimana. La settimana scorsa sarebbe probabilmente stata una questione purtroppo abbastanza triste e delicata, come l'aumento del consumo registrato dall'ASP di Ragusa secondo dei calcoli effettuati dalla stessa azienda ospedaliera Iblea, un aumento del consumo di cocaina in particolare tra, diciamo, giovani, ma in particolare tra i 25 anni e i 35 anni, quindi una fascia medio giovane, per così dire. Un consumo di cocaina registrato in maniera cospicua, in quanto addirittura i numeri parlano di 5 giovani su 10, quindi 50%. Percentuali abbastanza elevate, confrontate anche con quella che potrebbe essere la spesa effettuata dai consumatori, si parla di una cifra che si aggira tra i 400 e i 500 euro settimanali, spesa che va a gravare parecchio anche sull'economia familiare, in un periodo, sottolineiamo sempre, di grande emergenza, di enorme emergenza. Come sottolineato dallo stesso dottore Mustile, che insomma abbiamo intervistato settimana scorsa, è un momento molto delicato, è stata effettuata una retata settimana scorsa al City, in pieno centro storico a Ragusa. Insomma, arriva questa problematica in un momento in cui c'è anche la segnalazione di parecchi gruppi sì, comunali. Sì, sì. Perché questa cosa è estremamente attuale. Infatti arriva in un momento in cui è stata già fatta presente questa problematica. Consiglieri comunali Mario D'Asta, Mario Chiavolo del PD. È una situazione estremamente attuale, pericolosa. E anche 5 Stelle. E anche sì, 5 Stelle. Sì. Per cui una situazione ha toccato anche la politica, vuol dire che è estremamente attuale, estremamente importante. Come ha detto lo stesso dottore Mustile, si tratta di categorie di giovani che poi un giorno dovranno andare a gestire la nostra società, quindi esattamente risulta difficile allo stato attuale immaginarsi una categoria di consumatori tale da gestire in futuro la nostra società. Risulta difficile immaginarseli nelle vesti di personaggi, certo, pensare che responsabili. Ipoteticamente che la metà dei giovani che fra qualche anno saranno alla guida di questa città, di questa provincia, fa consumo di cocaina, certo, ci saremmo un poco preoccupati. Risulta preoccupante. Saremmo un poco preoccupati. Bene, allora per chiudere vi ricordo reteiblea.it, il nostro Stefano se ne occupa in prima persona e vediamo con una certa cadenza faremo vedere questa collaborazione, perché è giusto far capire che dietro Teleiblea c'è Reteiblea e che dietro Reteiblea c'è Teleiblea. Grazie Stefano, andiamo Grazie. Avanti con il nostro telegiorno. Grazie. Questa è Teleiblea. Ehi fu, siccome morbida, dato il cotal sospinto, stende la spesa
proposito di spesa, ti avvisano i signori clienti che Hard sta per chiudere. Sì signora, si è fatto Hard. Vai, controlliamo. Patate, banane, cipolle, convenienza e qualità, non è mai troppo Hard. Prassica! Ciao, bello, che non lo conosco. Il centro risvegli Bleo è nato insieme ai cittadini ragusani. Vorremmo continuare a lavorare con voi per fare crescere sempre di più il centro risvegli. Dona il tuo 5 per 1000 al centro risvegli Bleo. Si tratta di solidarietà a chilometro zero, solidarietà per la nostra collettività, solidarietà per la nostra comunità. Noi con voi, voi con noi, aiutate il centro risvegli. Sveglia il tuo cuore, c'è bisogno di un atto di amore per la vita. Dai rigogliosi pascoli degli Iblei, dalla laboriosità dei casari, dalla trasformazione del latte intero crudo, nasce il Ragusano DOP, sottoposto ai controlli che ne assicurano la massima sicurezza alimentare, certificato, rintracciabile e garantito. Lo trovi nelle salumerie e nei punti vendita. Scegli il Ragusano DOP e sai cosa mangi. Questa è Teleiblea. Grazie dunque a Stefano Ferrera e come avete visto la nostra rete Iblea è un giornale che ha molti followers e quindi è addirittura importante anche per la pubblicità, mica male. Un'ampia pagina dedicata al comune di Ragusa. Allora, ci sono molte cose di cui parlare, però la prima a cui faccio riferimento è un po' una questione di, come si dice, di malepensanti. Perché voi ricordate che qualche mese fa, prima della chiusura, il comune di Ragusa ha rescisso il contratto con la Lamco, che sarebbe quella società che aveva avuto l'incarico di accertare le cartelle, diciamo, dei cittadini che devono pagare, e anche aveva un aggio abbastanza alto, addirittura altissimo, su quello che era o l'accertato o il pagato. Sul pagato magari potrebbe essere anche una cosa giusta, o meglio, ha un senso ben diverso che solo sull'accertato, che poi uno dice accetta 100.000 euro, ma poi ne paga 3.000, ma tu ti pigli il 40% su 100.000 euro e quindi il comune addirittura ci va a rimettere. Quali sono le notizie che circolano? Che la Lamco, nonostante che il contratto sia stato rescisso, continui a lavorare. Dice che c'è di male, su picciotti impegnati. Non è così, perché prima di tutto si dice che i locali che erano stati affidati alla Lamco per fare il proprio lavoro sono ancora occupati da loro e sono nella zona dell'ex consorzio agrario. E se è vero, come è vero, che il contratto è rescisso, non potrebbero più lavorare. È anche vero che c'è un contenzioso, ma il contenzioso, c'è un ricorso, ma il ricorso ha bloccato l'incarico e dice restate a lavorare fino a quando non lo risolviamo, oppure loro dovrebbero star fermi, perché è chiaro che se loro continuano a produrre cartelle, nonostante non lo possano fare, l'unico baluardo è il dirigente generale del settore, che non deve mandare avanti le cartelle, perché se mandiamo avanti le cartelle ora come ora, in questo momento così difficile, e ci metti pure una società che è abbastanza
così, insomma, sul pezzo, come si dice, non è una bella cosa. Questa è un'altra gatta a pelare che si trova ora il sindaco di Ragusa, oltre a quella di cui avevamo parlato qualche giorno fa, che riguarda i vigili urbani. C'è qualcosa che non funziona nel sistema. Ciccio Barone l'altro ieri si è difeso da un attacco, diciamo, delle opposizioni, dicendo: ah, ma noi ancora non abbiamo pronto il piano dei vigili urbani. La verità è che nei vigili urbani c'è un po' di confusione. Il comandante ha già i bagagli pronti per andarsene, non da Ragusa ma da quell'ufficio, e passare in un altro ufficio, e si sta cercando di trovare un altro comandante, che potrebbe essere uno che già l'ha fatto e comunque era ben visto, perché tra le altre cose è un po' come nelle squadre di calcio. Ricordate cos'è accaduto al Napoli di Ancelotti: se i giocatori non ci vogliono giocare, purtroppo perdono le partite, no? Allora, se non c'è un buon rapporto tra l'allenatore e i giocatori, fra il comandante e i propri vigili, si ottiene tutto e il contrario di tutto, nessuno va avanti nel modo giusto. Quindi direi al sindaco di controllare questa vicenda della Lamco e anche di vedere come vanno avanti i vigili urbani, considerando, attenzione, che c'è un'estate che si avvicina dove sono richieste sempre di più di interventi e la partecipazione dei vigili urbani per i controlli e per altro. Avevo detto Gurrieri, attenzione, non possiamo fare la movida così, che sarebbe un caso molto preoccupante continuare ad avere sempre più gente. Vabbè, allora, a questo punto chiudiamo questa pagina dedicata al Comune di Ragusa dicendo che è stato fatto un protocollo d'intesa. Ora addirittura saltiamo una cosa: è stato fatto un protocollo d'intesa tra il Comune e le aziende agricole per provvedere alla manutenzione ordinaria dei cigli stradali e quindi eliminare le erbe infestanti, eccetera eccetera. Questa è una cosa necessaria, sapete perché? Perché in tutti gli incroci, almeno per un altro mese, ci sarà dell'erba alta un metro e mezzo, due metri, che impedisce addirittura proprio la visibilità negli incroci. Ne segnalo una che è capitato domenica, venivo da Donna Lucata, dove è stato dove abbiamo fatto quelle bellissime immagini delle tartarughe. Bene, venendo da Marina, da Donna Lucata, per andare poi verso Marina di Ragusa, diceva: ah, sa, ma quello è nel territorio di Donna Lucata. Sì, ma l'incidente si fa anche nel territorio di Donna Lucata e gli incidenti accadono. Per esempio ce n'è stato uno proprio stamattina, presto, sulla Scoglitti Vittoria. Non c'entra l'erba, però è una cosa abbastanza grave. Accadono incidenti nelle strade molto trafficate e se poi non c'è la visibilità. Quindi il Comune ora dovrebbe in qualche modo, con queste imprese agricole, si sono messi d'accordo con una delibera in modo che ci sia questa opportunità, dichiara l'assessore Iacono, sempre più impegnate queste aziende però anche a tutelare il territorio, la fruibilità degli spazi verdi, eccetera eccetera. Dobbiamo anche pensare alla manutenzione, che sarebbe importante in vista del cambiamento climatico, che è una cosa molto grave. Andiamo a chiudere il telegiornale ritornando a parlare della conferenza stampa che c'è stata ieri all'aeroporto di Comiso, scusate, all'aeroporto di Catania, per parlare anche di Comiso. Vedete, queste sono le immagini della presentazione di questa compagnia che si chiama Tajaran Jet, che è una compagnia, come ho detto, che ha un cuore ibleo, nel senso che la compagnia ha il management che è tutto ragusano, modicano, ragusano, pozzallese. Ieri avete sentito, abbiamo intervistato il vicepresidente che si chiama Massimo Lapira. Ma vi devo dire che poi stamattina, per ringraziare la televisione, ha chiamato il patron, che si chiama Vincenzo Di Grandi, ve l'avevo fatto vedere anche in una fotografia.
e mi ha spiegato qual è la filosofia della compagnia e quali sono le motivazioni per le quali si è deciso a venire su Comiso. Allora, fermo restando che esistono delle enormi difficoltà nel settore aereo, oggi qualcuno mi chiedeva: voglio andare a Londra, non da rischiare, non tanto per la quarantena che dovresti fare, poi non ti controlla nessuno, però è così, ma anche perché i costi sono paurosi, i voli sono pochi e i costi sono altissimi. Quindi dice: come mai inizia qualcuno ora, in un momento così delicato, perché quando l'aereo vola o ci sono 5 persone o ce ne sono 100, costa lo stesso, quindi capite qual è la differenza, devi comunque avere il passeggero. Mi diceva perché la questione della continuità territoriale è molto apprezzabile, cioè attira, perché la continuità territoriale vuol dire avere una certezza per un certo numero di posti per ogni volo a un prezzo sicuro. Quindi io che c'ho che posso agire con la continuità territoriale come compagnia, so che ogni giorno 50 posti, 30 posti li ho pagati, o c'è le persone, non ci sono le persone, sono pagati, o comunque ci sono le persone, pagano quel poco che voglio, e poi c'è la garanzia. Questo è un fatto positivo, però senza dubbio dovremo aspettare a ottobre, quando il bando sarà pubblicato. Però intanto questa realtà c'è, questa compagnia, la Tajaran Jet, a luglio sarà anche su Comiso e collegherà, l'unico collegamento che c'è, anche Bologna, che è una destinazione che era molto ricercata per gli studenti, per le questioni sanitarie, insomma è una destinazione ricercata, e quindi questo potrebbe certamente vuol dire che ci potrebbe essere un buon traffico. Chiudo quindi il nostro telegiornale e vi lascio con un'intervista che è stata fatta da Gianni Papa per parlare di vela. Questo è molto bello, perché si riapre anche al mare e quindi dovremmo avere la possibilità di ritornare ad essere come una volta. Oggi per esempio c'era un bellissimo servizio sul Rai 3, sul telegiornale siciliano, che era stata rimessa in sicurezza in qualche modo la spiaggia della Scala dei Turchi. Non si ci può ancora andare, ma c'erano già turisti che andavano a vederla. Noi faremo in questi giorni, ecco, grazie alla regia, purtroppo quando uno va in onda se lo scorda, queste sono le immagini di San Giovanni che sono arrivate qualche minuto fa dalla nostra Teresa Guarnuccio, che è invece all'interno della chiesa per seguire la cerimonia. Ecco, vedete le immagini, anche qui rispetto delle distanze, rispetto delle mascherine, e poi noi domani sera vi faremo vedere l'intera cerimonia per la festa di San Giovanni. Grazie, Gianni Papa in studio con un ospite, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Questa sera abbiamo il piacere di avere l'esponente, parlo a livello di presidente di club ma anche di giudice internazionale, di uno degli sport credo più legati al periodo, anche se non è solo estivo, ovvero sia della vela. Con noi abbiamo Enrico Albarino, presidente del Circolo Velico Scirocco, l'abbiamo avuto più di una volta, è un appuntamento periodico al quale non ho la minima intenzione di rinunziare, ho il piacere di averlo una o due volte l'anno, e questa volta l'ho proprio in veste di, come posso dire, di promoter della vela in generale. Allora, Enrico, la vela ha ripreso, ha subito stop col coronavirus, ha potuto riprendere, com'è la situazione? Gianni, intanto grazie per, diciamo, la tua premessa, perché anche per me il piacere è reciproco, anche di venire sempre a Teleblea, che ripeto, per me è una storia come può essere la mia nella vela. Detto questo, credo che la vela, come tutti gli sport, essendo degli sport olimpici, ha avuto nella fase agonistica uno stop. Uno stop di quella che è tutta quell'attività che è di programmazione, che parte dalla base, arriva al vertice per portare avanti poi
alle Olimpiadi, le classi olimpiche che rappresentavano le varie nazioni. Quindi spostandosi alle Olimpiadi. Interrompo un attimo, con che possibilità saremmo andati alle Olimpiadi? Ma avevamo delle buone possibilità nella classe tavole a vela, maschile e femminile, perché noi abbiamo una tradizione, abbiamo la Senzini. Perfetto, la Senzini ci sta. Tante medaglie. Ma nella vela cosiddetta normale? Nella vela cosiddetta normale diciamo che per ora è un periodo strano, perché alla fine la vela è un po' una forzatura alle Olimpiadi, perché capite benissimo che chi come voi ha dei diritti televisivi e deve comprare, mettiamo caso, la finale di 100 metri avrà un'audience ben definita. Certo, certo. Nella vela, che è invece uno sport in cui si arriva non a una finale certa, ma a una serie di risultati che tra l'altro vengono lontano, è molto difficile coinvolgere il pubblico, avere certezze, perché il vento può essere... Però siccome io sono un vecchio signore, nel 1960 a Roma e ho visto qualcosa alle Olimpiadi, compreso il calcio che fu a Napoli quella volta, ricordo ancora Straulino e Rode, per fare, certo, per fare il nome. Classe quindi. Star. Ma credo, quelli sono stati leggendari come tutti, però ripeto, lì ancora era uno sport non legato all'atletismo piuttosto che alla... diciamo al talento, no? Perché allora c'era più talento e meno tecnologia. Esatto, c'erano più talento e meno tecnologia. Adesso, per esempio, sulle tavole a vela bisogna essere un super atleta, perché si svolge tutto in tempi brevissimi, circa 10 minuti, in cui devi avere una potenza esplosiva pazzesca sia dalla partenza fino all'arrivo. Bene, chiuso questo. Allora, abbiamo visto che a livello agonistico, soprattutto olimpico o altro, era un anno olimpico, per una serie di motivi sarà un anno olimpico dispari questa volta. Esatto. Per quanto riguarda il signor Rossi, il Gianni Papa, che voleva fare vela nel suo circolo. Il signor Rossi invece è stato molto fortunato, perché se voi avete notato, visto che la vela è, da uno studio fatto a Torino, è lo sport in cui il distanziamento è più certo, è stata la prima a poter riprendere. Dice, spera che ci sia, se no urti. Soprattutto, no? Ecco, nelle classi in singolo, perché un po' come nel tennis, per essere diciamo pratici e parlare a tutti, si può andare in equipaggio, si può andare in doppio, si può andare in singolo. Quindi diciamo che il windsurf, il kitesurf, quello con l'aquilone, il laser, o comunque delle imbarcazioni in cui si andava magari in famiglia, no? Dei congiunti, padre e figlio, due fratelli, potevano andare tranquillamente a mare. Già dal 4 maggio addirittura la regione siciliana ci ha dato il permesso di operare senza aprire i circoli, quindi in maniera diciamo libera e privata, per cui siamo stati i primi sportivi a poter entrare in acqua, e si è visto nei primi giorni cosa è accaduto a Marina di Ragusa nel caso in alcune giornate di scirocco. Si è riempita di vele, di aquiloni, perché ormai ha preso molto piede questo sport. E ripeto, la cosa che mi fa piacere è che anche al di là dei circoli, perché già il circolo stesso, nonostante io sia presidente di un circolo molto antico che ha 40 anni, dà un'idea di chiusura, no? Sì, invece la vela deve essere aperta, non può essere solo legata ai circoli. Secondo me dà anche un senso di appartenenza. Però. Esatto, dà anche un senso di appartenenza, però la vela, cioè il ruolo del circolo non deve essere quello di chiudersi, cioè deve... non deve essere il club, esatto. Deve sfornare una serie di persone in cui fa una buona scuola vela, quindi ha una buona didattica, e poi le persone le deve lasciare libere di fare il loro percorso. E quindi quando il mare si riempie di vela e poi alla fine vedi queste facce, ricordi che tutti sono passati da un corso da te. Bene. Che poi siano diciamo appartenenti al circolo in maniera costante o che lo siano solo dal tesseramento, perché vabbè, questo è un altro fatto. Il tesseramento era anche necessario in questa fase per poter uscire. Allora, questo tavolo a vela, mi dicevi, ora passeranno, Davide provvederà, perché c'è questo è il kite, esatto. Voi siete riusciti, quest'anno avete festeggiato il momento credo più esaltante, cioè il premio Padova è una vostra atleta, no? Questa è stata sì una delle più grandi soddisfazioni diciamo nella mia carriera. L'avevamo sfiorato alcuni anni fa, però non era un atleta locale. Quando una si chiama Chiarocchi Pinti, più locale di una Chiarocchi Pinti, insomma, è difficile. E comunque, come dicevi anche tu Gianni, questo tu vieni dal rugby, sai perfettamente che nello sport ci sono dei cicli, no? Certo. Prendi un gruppo di ragazzi a 8 anni, li porti a 18 anni e poi il ciclo finisce e ne deve cominciare un altro, perché probabilmente all'interno di quel gruppo si creano una serie di sinergie, di stimoli che portano questi ragazzi a migliorare. Ma la capacità del gruppo è di rinnovarsi, la cosa più difficile è quella, ecco le immagini. Ecco le immagini, questa Chiara per cui è stata la più piccola del gruppo, quella che diciamo portava un po' la vela a Cesarina Criscione, a Simone Ferrara, che sono stati due ragazzi che hanno primeggiato a livello nazionale. E poi nel momento diciamo più importante, a Ragusa prima e poi a Ostia al campionato nazionale, lei ha dato il colpaccio e ha vinto. Quindi per la prima volta un atleta ragusano ha vinto a livello nazionale, anche se noi abbiamo altri atleti tesserati con noi, ma che non sono ragusani proprio originali. Molto bravi tra l'altro. Molto bravi, Scagliola, Begalli, professionisti, giro nel mondo. Anche adesso, però quello che è stato importante è che finalmente in questo contesto è uscita fuori una ragusana pura,
Ed è quello che avverrà tra poco, perché noi non siamo stati fermi, cioè noi abbiamo cercato di creare un'osmosi tra questi campioni che volevano fregiarsi della nostra bandiera e questi ragazzi locali che li hanno frequentati. E questo ci ha permesso, diciamo, un alzare il livello della qualità, che è diventato un livello non solo nazionale ma internazionale. Beh, del circo. E questo è un vanto che vostro, ma di tutta la città. Ora volevo dirti, poi ci avremo altre immagini di ragazzi che sono andati bene in altre manifestazioni, un altro gruppo che è andato a Malta, tra l'altro rinforzando i rapporti tra i club nautici. Sì, questa è la Siracusa Malta ed è un equipaggio di due armatori ragusani, poi due armatori, diciamo, storici, Sergio Todoro e Alessandro Tummi, e quindi insomma sono due ragazzi. Insomma, i 13 anni sono superati in questo qua. Sì. Qui sono superati, però diciamo che noi riusciamo alla fine a coprire tutte le discipline. Questo è il giovane Calcaterra, è il più giovane del nostro vivaio, che vince a Grosseto una tappa del campionato italiano, ha appena 12 anni. Questo è vela o tavola a vela? Tavola a vela. Viene premiato dal padrone dell'azienda Roberto Ricci, che è proprio lui che lo premia. Okay. E adesso stanno crescendo tanti di questi che cominciano a crescere e saranno, diciamo, il ricambio appena ripartirà l'attività agonistica, sono già pronti a poter entrare ad essere competitivi nella loro fascia d'età. Perfetto. Allora, a proposito della ripresa dell'attività agonistica, i programmi a breve termine, Ma i programmi brevi sono, allora, innanzitutto ognuno in questa fase ha guardato un po' a se stesso e quindi noi ci siamo un po' concentrati di più sulla fase del nostro circolo e un po' meno su quella che è stata l'attività fatta al porto negli anni precedenti, perché ora cambia. Il porto ormai è un posto bellissimo, è un capolavoro, è un posto dove finalmente i ragusani socializzano, ora si deve creare, chiaramente c'è, noi possiamo dare la spinta, l'input, ma devono essere gli armatori ragusani, certo, a creare un gruppo coeso che voglia fare un'attività agonistica. E secondo te com'è la situazione? Ma la situazione ancora è una fase, diciamo, embrionale, perché mentre nel windsurf e in altri sport basta comprare tutti la stessa imbarcazione, certo. E scatta l'agonismo, no? La monotipia, perché a parità di armi non fa la differenza chi ha la barca più importante, certo, o più grossa. Invece nella vela. Nella vela d'altura ancora c'è chi ha una barca da 13 metri, chi ce l'ha da 6 metri, diciamo, è un po'. Deve prevalere ancora lo spirito dello stare insieme, più che altro il rally, l'idea di spostarsi, di fare manifestazioni, diciamo, anche culturali, di scambi con le persone. Altrimenti poi si passa a un livello troppo agonistico, che penso non sia la nostra portata. Parliamo di Portofino, parliamo di Porto Cervo, è un altro mondo. Va bene. Detto questo, però, io devo dire che ho cercato sempre, sia come televisione ma anche come giornale con la Gazzetta, di seguire il lavoro fatto dalla vela, perché come per altri sport a me spiace che non si sia riuscito, per una serie di motivi che non so, a farlo per il golf, ma l'ho visto accadere in altri posti, l'ho visto per esempio nel tennis, questa fissazione che certi sport sono tra virgolette da ricchi è un qualche cosa che ha penalizzato a lungo tutto questo. E secondo me il vostro tentativo di far sì, certo è uno sport che è difficile farlo senza una lira, però non è vero che devi essere per forza il figlio di papà per poterlo fare. O non sei d'accordo su questo? No, sono assolutamente d'accordo. Cioè, questi sport partono sempre con la R moscia. Cioè, si tende vero, ad essere... Vero. Diciamo, ho avuto la possibilità, facendo anche il giudice a certi livelli, di frequentare tutti i circoli d'Italia, parte anche di quelli europei. Devo dire che poi non è così, perché adesso è cambiato l'approccio a questo sport. Cioè, un conto è il contorno, cioè essere socio di un circolo velico, eccetera. Un conto è poi gli atleti, che devono essere tali, quindi devono avere, diciamo, un regime alimentare, una preparazione, certo, psicofisica, atletica, e dei sacrifici che sono enormi. Le spese ci sono, però consideriamo che poi alla fine ci sono anche delle classi veliche, come il laser, dove ha vinto Chiara, o la tavola a vela, che ti permettono di fare una stagione con 10.000 euro, ma poi di questi li puoi anche recuperare tra sponsor, il circolo, gli amici, insomma, alla fine la federazione ti aiuta, per cui non è uno sport così caro. È l'approccio che deve essere chiaro, cioè se tu prendi un mezzo popolare, come può essere la tavola a vela, il kite, certo, se ti prendi un yacht da 30 metri a vela, insomma. Esatto, però rischi che poi resti solo con lo yacht da 30 metri a vela, ecco perché la nostra politica, per esempio noi abbiamo una politica stranissima che molti circoli non hanno mai compreso. Se vedi, questo è un laser, no? Sì. E si può andare a 12 anni. 12 anni è l'età in cui un qualsiasi bambino o ragazzo adolescente può andare a vela da solo, perché fino a 12 anni è vietata l'attività velica dalle ordinanze della Capitaneria dei Porti. Quindi essere semplicemente
diciamo, effettuata all'interno di una struttura dove c'è un gommone, cioè, no, un istruttore. Giusto, secondo me è giusto. Allora, fino a 12 anni il problema è che questa vela diventa un po' la trasposizione del genitore che vuole che il figlio faccia vela. Quindi il bambino ha 9 anni, 10 anni, 12 anni che ha fatto tutta sta vela, vede il motorino, vede, diciamo, il liceo, la prima fidanzata, si dimentica della vela. Invece noi li pigliamo più grandi. Li pigliamo più grandi, come avviene anche nel basket in Jugoslavia, li pigliamo a 12 anni compiuti, perché deve essere una scelta individuale. Loro devono avere la loro imbarcazione e quando loro a un certo punto cominciano a staccarsi dai genitori per stare a mare, ecco che è il momento in cui ci puoi lavorare, come è stato per Chiara, come per il giovane Calcaterra. Ma io, guarda, ti ripeto, il discorso che tu fai del transfer del genitore, l'ho visto in un altro sport che ho seguito a lungo, che è la scherma. Purtroppo certe volte, come alcune volte può servire di spinta, di pungolo, molte volte può essere il modo di riversare certe frustrazioni, no? Sì, sì, perché poi si alzano anche i toni, ecco, questa è una cosa brutta per i bambini. Ho visto toni, peccato. Ma noi parliamo dello sport inteso come tale, che poi può diventare, perché quando tu diventi, quando sei un grande, non raccontiamo stupidaggini. Ci sono sport che non sono professionali, ma quando sei al top sempre, per quello... per quello che riguarda la tua categoria, io per esempio mi è capitato, qua parliamo per Davide che si occupa di pesca sportiva, di incontrare il campione del mondo, credo che avrà vinto 20 o 30 titoli, beh, quello fa quello di mestiere, fa il campione del mondo di pesca. Non però non so cos'è già l'argomento, che quello lì si diverte mentre fa il campione del mondo. Ah, questo è sicuro. E questa è una cosa fondamentale, perché quando un ragazzo a un certo punto dice al papà, senti, non mi comprare la macchinina, non mi comprare, ma comprami la barca, perfetto, vuol dire... è una scelta di vita, non si staccherà più da quella sono barca. Sono d'accordissimo. Potrai scendere a gennaio e trovare quel ragazzino da solo che è in acqua. Non devo certo raccontarlo a te o spiegarlo a te, ma se tu vuoi fare sport, poi puoi diventare anche... Tiger o il campione di basket o Cristiano Ronaldo o Messi o Totti per dire un italiano altro, ma se non ti piace quello che fai non diventerai mai un superasso, non c'è niente da fare, sarai un ottimo atleta o specialista, ma per ti devi ancora divertire nonostante le centinaia di milioni di euro, certo. Se no non lo puoi fare. Perdere motivazioni. E perdere motivazione, questo vale per, credo, dagli scacchi fino a qualsiasi cosa. Bene, e dico, andiamo a chiudere. Al di là di questo, e detto tutto questo, mi fa molto piacere che è comunque un segnale di ripartenza e tutto quanto, chiudiamo e mi appello alla tua esperienza. Come vedi la situazione della vela in questa zona, nella nostra zona, si ha margini ancora di crescita e soprattutto si ha la possibilità di diventare, al di là dell'attività agonistica, un bellissimo modo di fare uno sport molto ecologico, molto bello, senza neanche bisogno di spendere tanto. Gianni, io ti dico questo, che quello che stiamo notando in questa fase in cui si è un po' affievolito il discorso dell'agonismo, poi il discorso dell'agonismo che, come tu mi insegni, oggi dove si parla proprio che la burocrazia va a bloccare le attività della vita, certo, comune, nello sport sta entrando in maniera, diciamo, prepotente la burocrazia, e quindi nell'agonismo tu ormai per fare una regata non so quante richieste devi fare, fino ad avere addirittura un tecnico della sicurezza che deve essere presente. Facciamo finta che questo non lo sappiamo. Quindi tutto ciò ha un po' bloccato quell'aspetto agonistico e invece ha aperto le porte al signor Rossi che tu citavi. Cioè il signor Rossi oggi viene al Circolo Verico, e spero anche negli altri circoli, e vuole comprare un mezzo che costi da 500 euro a 300 euro, a massimo 800 euro, e prenderlo e andarsene in acqua in libertà con degli amici a scherzare, a guardare la natura. Ma questo è bellissimo. A uscire in inverno, perché adesso se tu vedi, vai al mare, tantissimi ragazzi stanno in acqua in inverno, i surfisti, i kitesurfisti. Ma scusa, non è bellissimo? È bellissimo ed è quello che noi stiamo spingendo, ci siamo resi conto che la didattica in questo momento è quella che paga, perché i nuovi ragazzi che vedono Greta Thunberg, l'ambiente, questi problemi, e poi anche questo problema anche del Covid che non è stato indifferente, certo, avere la possibilità di stare nell'acqua e vedere la città o Marina di Ragusa dall'acqua, anche in inverno quando tutta, sai, è molto bello che tu in inverno vedi Ragusa verde, non la vedi, certo, gialla, no? Certo. In estate la vedi gialla dal mare perché è tutto secco, certo, in inverno è di un verde meraviglioso con dei colori di un azzurro pazzesco, e quindi questi ragazzi che sono anche universitari, che sono tornati a Ragusa per il Covid, sono tutti in acqua. Perché è l'unico modo per spostarsi alla spiaggia, dove alla fine che fai? Fai la calca, litighi perché c'è lo spazio, non è lo spazio,
c'è quello che fa rumore, i tamburelli, e quindi vogliono andare tutti a mare. Il motore costa e quindi e poi la vela è invasivo. È invasivo. La vela, e ce ne sono di tutti i tipi, te la metti sul portapacchi e in qualunque spiaggia puoi andare. E poi ricordiamo che la vela è una tra le cose che sono antiche quanto l'uomo, no? Certo. E poi, ma anche di dare l'emozione, perché c'è questo silenzio che naviga. Quello che invece ti voglio dare una un'anticipazione. Noi, brevemente, che andiamo a chiudere. Sì, noi ovviamente siamo pieni a tappo, come si suol dire in siciliano, siamo pieni a tappo. Non sappiamo più dove mettere la gente, quindi queste strutture sicuramente sono delle strutture interessanti. A Ragusa abbiamo un campo di skateboard, credo, che non so, è una cosa bellissima, ma ce ne sono altre. Penso che si possa cominciare a pensare a un impianto comunale per la vela. Immagino la zona delle giostre, la zona verso la fazenda, zone che sono in questo momento abbandonate a se stesse e sono il punto d'ingresso della città. Tutto sarebbero rivalutate. Sarebbero rivalutate, noi siamo pronti perché noi non abbiamo più spazio per mettere uno spillo dentro. E questa è una cosa molto bella, perché stiamo parlando di roba a livello di tutti, non stiamo parlando dello yacht del miliardario. No, parliamo di windsurf, kitesurf, piccole barchette che possono scendere a mare condotte dal signor Rossi. Benissimo, al tanto di cappello al signor Rossi, che poi rimane quello su 60 milioni di italiani, ci sono 59 milioni e rotto di signori Rossi. Io vi intanto ringrazio uno di quello che nel suo ramo sicuramente signor Rossi non è, perché oltre ad essere il presidente del ciclovelico è anche un addetto ai lavori come giudice, che è una cosa difficile, ne abbiamo parlato più di una volta. Sono contento di aver potuto trattare questo argomento che è estremamente interessante, e anche questo un modo di aiutare la ripresa, far sì che la gente si ricordi che abbiamo una terra meravigliosa, che è bella anche vista fuori dalla terra. E questo ringrazio Enrico e lo saluto. Signori, grazie. Grazie a te Gianni, grazie. Questa è Teleiblea. Questa è Teleiblea.